del motoclub. Sì. Motoclub Lanciano, che ha organizzato questa quarta prova del campionato italiano di regolarità gruppo 5. Dopo la prima gara che si è svolta a Sanremo, la seconda e la terza Tempio Pausania, siamo stati accolti in che modo da Lanciano? Voglio sentirlo. Siamo stati accolti bene? Un applauso a Lanciano, un applauso alla comunità di Lanciano, un applauso al motoclub organizzatore. Io, Amedeo, procederei da qua. Resto qua, nei bassi fondi, ti prego, ok? Tanto c'è il tuo segretario, Giampiero, che è qua accanto a me, perfetto, che sta facendo le foto, perché abbiamo fatto una scaletta, come sempre, di premiazioni speciali. Quindi ci sono cotanto di targhe che devono essere consegnate, perché naturalmente il motoclub organizzatore ci tiene a ringraziare chi ha contribuito al buon esito di questa manifestazione. Allora, in primis c'è il sindaco di Lanciano, però mi dice Amedeo che è impegnato in un altro arriverà. Comunque il sindaco, che si chiama Filippo Paolini, vi assicuro che è stata una delle persone più entusiaste sin da Poi passiamo naturalmente ai ringraziamenti nei confronti della Federazione Motociclistica Italiana. Sapete naturalmente che si tratta del campionato italiano di regolarità gruppo 5 e si svolge insieme alla Federazione Motociclistica. È un campionato italiano, perfetto. Detto questo, il padrone di casa, qui siamo naturalmente in Abruzzo e anche lui l'abbiamo visto particolarmente entusiasta di questo fine settimana, chiamiamo sul palco il presidente del comitato regionale FMI Abruzzo, Piero Salvati. Piero, eccolo che arriva. Grande Piero. Direi di lasciare sul palco Piero, aspetta perché completo il quadro della federazione, ok, perfetto. Quindi sappiate che è stato qui... Un applauso, grazie. Tanto non siete stanchi, su via, dai. Rimanete sul palco perché poi c'è colui che ci segue. Un applauso ragazzi. Poi so che Franco vuole dire, Franco devi concentrarti sul fotografo, ok? Che caspita, su via. Poi Franco io ti cederei un attimo gli sforzi che si fanno per venire a fare queste gare, che sono anche un po' lontane, ecco, e apprezzo tantissimo coloro che sono venuti, ecco, questo qua è proprio un ringraziamento di cuore. Cerchiamo sempre di migliorare, la nostra è un'attività di miglioramento continuo. In tutti questi anni, io dal 2008 che seguo questa specialità, e si sono fatte delle gare belline, meno belle, con qualche problema sicuramente. La delegazione del presidente Copioli, il vicepresidente era presente questa mattina, anche ieri. Ringrazio l'amministrazione comunale di Lanciano e ringrazio anch'io come Franco tutti i piloti che hanno fatto la trasferta per arrivare fino qui dal sud al nord. Siamo arrivati un po' in centro Italia, ma comunque spero che tutto sia andato bene e che vi siate divertiti, questo è importante. Grazie. Un ringraziamento particolare alle amministrazioni coinvolte, amministrazione comunale di Lanciano, Frisa, Treglio, alle forze dell'ordine che ci hanno supportato in questi giorni, a tutti voi che avete partecipato e che ci avete offerto questo grande spettacolo. Grazie a tutti voi. Ecco che è arrivato l'assessore allo sport che abbiamo menzionato prima. In rappresentanza dell'amministrazione comunale di Lanciano abbiamo l'assessore allo sport Danilo Ranieri. Assessore, le cedo un attimo la parola.
Stando da queste parti, Giulio Ciccone ha vinto la tappa, ha messo la sua ruota davanti a tutte le altre e noi lo forse siete stati ben auguranti, ha portato bene perché era un periodo sfortunato per il nostro corregionale. Grazie, anche domani, anche i prossimi giorni, sì, bellissimo. Io ho parlato con tanti dei vostri organizzatori, con il vostro presidente regionale, con i vostri. Spero vi siate trovati bene, soprattutto speriamo di poterci ritrovare l'anno prossimo. Noi ce la metteremo tutta, vi facciamo sin d'ora richiesta formale di ritornare qui l'anno prossimo, vi vogliamo ospitare, vi vogliamo anche far crescere in questa manifestazione. Ci sono state tante persone che dovremmo ringraziare, però faremmo, diciamo così, disonore a tutti, a qualcuno, non molto, qualcuno sono qui sul palco, qualcuno le vedo in giro, il consigliere comunale Fernando De Rendis che insieme ad Amedeo Di Clampi per prima creduto a questa manifestazione, Mario Carlo, tanti. Noi contiamo di avere visto anche qualche criticità, forse qualcosa l'abbiamo, dobbiamo mettere a punto, speriamo di poterla mettere a punto l'anno prossimo insieme con voi, se non con questa, diciamo, con questa specialità, con altre specialità, perché il vostro carnet è ricco di diverse manifestazioni. Ci siamo, ci saremo, ci crediamo, grazie, buon ritorno a casa, sperate di portare da Lanciano un buon ricordo, grazie davvero a tutti quanti voi, ad uno di voi, grazie. Sul palco Rosa, no, deve salire sul palco, impeccabile nel suo ruolo di direttore di gara, ragazzi facciamoci sentire che è la prima volta che abbiamo un direttore di gara donna, su. Dov'è il gruppo 5 che applaude? Ok. E facciamo una bellissima foto tutti insieme. Rosa in mezzo, cortesemente. Badiamo sempre. Seconda posizione per le squadre, scuderia Fulvio Norelli, Motoclub, con Alessandro Morganti, Giovanni Pieroni e Luciano Lanci. Vince il trofeo la squadra del Gilera Club Arcore con Enzo Vescia, Sala Paolo Maria e Ceribelli Angelo Giuseppe. Ceribelli Angelo Giuseppe, così carta canta e Max Segale canta. Ok, aspettiamo l'ok di Enzo Danesi e di suo figlio per l'ok fotografico. Ci siamo, potete scendere, grazie ragazzi. Andiamo con le squadre del Stefano Bosco e Franco Noacco. Vincitori della... Una ola per i vincitori del Vaso, Motoclub Alta Valtrebbia, Diena Giuseppe, Centanaro Aurelio e Diena Michele. Salgono tutti ragazzi, qua ci vuole una ola, ma di quelle proprio buone. Morena, lasciati andare, se lo meritano. In mezzo ragazzi, questa è una fotografia che rimarrà storica. Bravi ragazzi, complimenti, veramente complimenti. Ok, ragazzi potete scendere, grazie mille. Facciamo sentire l'applauso di Lanciano, vince la A2 con i colori del Motoclub Regolarità 70, lui è Francesco Cuccia. Cuccia primo, attenzione c'è un cambio di premiazione, perfetto. Morena, mettiti in mezzo a loro, ok? Vai Enzo. Secondo e terzo girati. Ragazzi, mi fate confusione. Enzo mi dice, secondo e terzo da una parte, il secondo va a sinistra, il terzo va a destra e buona così.
Grazie ragazzi. Bravo! Abbraccio la signora. Ecco, un arcore Stefano Pasquini. Vince la classe A3 con i colori del Gilera Club Arcore, Enzo Vescia. Complimenti. Presidente, presidente. Ok, aspetto il tuo ok, Enzo, come sempre. Ok, potete secondo e primo. Intanto Morena, ci stai nella fotografia? Attenzione a quell'uomo in rosso, Morena, molta attenzione. Non c'è problema a Morena perché Maria corre nella Lady. Ok, grazie mille ragazzi, andiamo con la classe. Con i colori del Motoclub Treviso, seconda posizione per Federico Bianchi. Vince la classe A5, associazione motociclistica Colli Fiorentini, lui è Alberto Barsotti. Barsotti? Barsotti cambia premio. Mi è confuso la Morena. Per il Motoclub Bergamo, sezione Grumello Vintage, vince The Legend Alessandro Gritti. Non è lui, ma ritirano il premio per lui. Da Manzano vince la B3, Mirko Rossi. Vai pure Morena nella foto, quando sono in due infilati in mezzo, solo per la foto. Raffaello si pettina. Enzo, questa foto va fatta, mentre si pettinano, sono su a pettinare le bambole loro. Ho capito, va. Ok, grazie mille. Attenzione, attenzione di spalle. Ok, vince la classe C1 con i colori del Gilera Club Arcore, il suo nome è Angelo Giuseppe Ceribelli. Bravo Peppino Pieroni. Sul più alto gradino del podio, con i colori del Motoclub Carreter Imerio Testori, Ferdinando Lorini. Ragazzi, chi ritira per il Carreter? A posto, preso, grazie mille, foto. Al suo fidanzato che mi hanno detto che è cintura nera di karate. Dov'è? È là. Attenzione che qui cominciano con i baci, eh? Ok, vince la C3 con i colori del Gilera Club Arcore, Filippo Poggi. Sentiamo la clac. Poggi Filippo. Perfetto. La sua prima vittoria per Filippo Poggi. Filippo, vai di là. Più tutti, più centrali.
Morena, indicagli la via. Con i colori del motoclub Norelli, entra senza presentarsi, vieni, vieni, nome dillo tu, e mi chiamo Luciano Lanci. Avevi paura! Ok, motoclub Sebino. Ferrari, Bertolini, Balzarini. Perfetto. Guardate là il fotografo, ragazzi. Gradito rientro sempre alle gare, l'artiglio del motoclub Pantera, il suo nome è Enrico Tortoli. Maglia azzurra. Probabilmente confermato per il Portogallo, voci di corridoio dicono così. Complimenti. Balzarini ha capito dove stare. Vincitore della classe C7. Maglia Granducato Racing Team per la gioia di Matteo Bartalesi e Paola Bocci. Il terzo posto non lo mollano. Ascolta, più vicini. È Mauro Varaskin. Adesso cambio vincitore motoclub Alta Valle Reno, Marco Labanti. Vincitore della D2, Motoclub Bergamo, sezione Grumello Vintage, Giorgio Nembrini, il fortunato. Che bella! Ciano, vai via che stoni! Allora, ragazzi, vicino a Morena ci sta? Io, ok, vai Nembrini. Vai, che bionda ragazzi! Dai forza ragazzi, creiamo scompiglio lì. Massimiliano, ok, grazie ragazzi. Ancora lui? Cioè nonostante noi tutti i tentativi facciamo per togliertela da vicino, te ci arrivi sempre. Dai Gian, dai. Ok, Crivellari ci sei? Complimenti per la vittoria. Andate a vedere il suo video dove gira in una piscina comunale con il jet ski. Ok? Giusto? Perfetto. Bravo Gian! Noi li vogliamo così qui al gruppo 5. Se non sono normali, non li vogliamo per Trebbia. Aurelio Centanaro. Anche qui la clac del motoclub Alta Val Trebbia. Complimenti davvero, Bravo, Nudo! Guardate il fotografo vestito di rosso là dietro, Andrea Danesi. Per il fatto di nudo stendiamo un velo pietoso. Classe D6, colori del Sorci Verdi, Paolo Spadoni. Mario Zandona, ce l'ha fatta, confermo, ce l'hai fatta. Bravo, bravissimo, come dice il mio amico Attila, bravo, bravissimo. Bravi ragazzi, classico. Classe 2001 ragazzi, fate un po' voi. Terranova, sei stato estratto vicino a Morena, è andata così. Classe X.
vittoria per il Motoclub Norelli, gradito rientro per Paolo Giulietti. Stringi ragazzi, Paolo, approfittane, stringi, guarda il fotografo là in mezzo, guarda che c'è nel sacchetto. Pingu Pingu, adesso l'abbiamo capita, Pingu si avvicinerà a Morena, immortalatelo. Andrea, fatti vedere dove sei, perché il fotografo ufficiale è il ragazzo vestito di rosso. Grande! Pro Sant! Chi si avvicina a Morena? Mauro Sant! No, Felte! Tutti e tre vicini, dai! Lo sacchetto della spesa! Morena, fai un salto anche da Plesnikar dall'altra parte, vai, vai, approfittane! Questa foto rimarrà nella storia! Vedi, è mancato il duello tra Valeria Vinci, regolarista, e Cristiana Del Bene, blogger, ciclista e quant'altro. È mancato purtroppo il duello. Valeria era positiva. La vittoria nella classe Lady in sella a una Surron per i colori del motoclub BET, Cristiana Del Bene. Due belle ragazze sul podio, posso dirlo. Grazie, grazie, grazie. La seconda posizione di Giulio Gambarini. Con i colori del motoclub fuoristrada Sibillini vince la T80RS Stefano Paoloni. Vieni su Enzo, eravamo a fare il live in diretta per Solo Enduro al Fettucciato. Grazie a tutti i piloti che hanno dato veramente spettacolo, ci avete fatto emozionare. Con me Enzo Danesi, il promoter media di questo campionato, Daniela, il presidente, Morena, ce la giochiamo un attimo io e il mio capo. Appuntamento Costa Volpino 4 settembre, il gruppo 5 è questo: passione, professionalità e goliardia. Ciao Lanciano! E i motoclub MP Vettor, che il presidente è arrivato ora, faccio un grande applauso a tutti e grazie, speriamo che ci vediamo la prossima volta. Io me lo auguro, ho tanto. Felicità, sono contento. Bravo! Ciao ragazzi, ci vediamo a Costa Volpino. Ci vediamo a Costa Volpino ragazzi, naturalmente c'è anche la Valli Bergamasche Revival per quanto ci riguarda, che è nel terzo fine settimana di giugno. Lanciano, grazie, siete stati veramente straordinari e ospitali come pochi. Ciao ragazzi.